Buongiorno a tutti. Oggi in prima pagina troviamo un argomento di attualità. La Beeper appoggia il progetto di assicurazione Unipol che installerà su ogni macchina di nuova generazione una scatola nera che registrerà i parametri di velocità e segnali stradali. Allo scadere della polizza annuale, chi non ha superato i parametri verrà rimborsato un 10% della quota successiva. Invece, la Beeper selezionerà un vincitore a cui darà un aumento della propria quota e del capitale. Passando allo sport, possiamo dire che l'Australia ospita due delle corse principali di cammelli, la Camel Cup, che si tiene ogni anno e raggiungono una velocità di 65 km orari facendo degli scatti che mantengono una velocità di 40 km orari. Queste corse fanno fruttare dei soldi in bitcoin che dopo, grazie alla banca Beeper, vengono trasformati in finanziamenti che faranno dei prestiti alle grandi aziende in Australia per conservare il denaro virtuale. Infine presentiamo il nuovo progetto della NASA che è finanziato dalla banca Beeper, alla quale con delle tecnologie virtuali ricreerà l'arca di Noè, dove al suo interno saranno ricreate forme di vita umana, animale e vegetale. Per poter riprodurre su un altro pianeta nuovi mondi e nuove civiltà in previsione dell'eventuale scomparsa di qualsiasi forma di essere umano, vegetale e animale sul pianeta Terra. Arrivederci a tutti da Studenti G. Coin.